L'ultimo argomento del corso sono le scritture di fine anno, che comprendono le scritture di assestamento, di chiusura e di apertura. In particolare, le scritture di assestamento si dividono a loro volta in scritture di integrazione e scritture di rettifica, sono quelle di cui parleremo per prime e di solito nell'esame vanno a costituire un esercizio a parte, quindi c'è un esercizio dedicato esclusivamente alle scritture di assestamento. Le scritture di chiusura invece si dividono in scritture di epilogo, determinazione del risultato e chiusura generale dei conti e vanno fatte tutte e tre. Le scritture di apertura invece scritture di apertura generale dei conti e scritture inizio di ristorno, che comunque generalmente non vengono chieste. Diversamente dalle scritture di esercizio che abbiamo visto finora e che vanno a rilevare quelli che sono i costi e ricavi su base numeraria, le scritture di assestamento rilevano costi e ricavi di competenza dell'esercizio e le scritture di epilogo di chiusura generale dei conti hanno come scopo la determinazione del reddito di esercizio, ossia del risultato economico, che può consistere o in un utile o una perdita di esercizio. Inoltre rappresentano il capitale di funzionamento. Lo scopo ultimo delle scritture di chiusura è quello di poter redigere il dittico contabile, ossia lo stato patrimoniale e il conto economico, che sono due prospetti che vedremo alla fine. Rileva nell'ambito delle scritture di assestamento il concetto di competenza economica sancito all'articolo 2423 bis del Codice Civile, ossia determinare quali sono i costi di ricavi da considerare, quindi i costi e ricavi dell'esercizio che stiamo prendendo in considerazione. In particolare, un costo di competenza economica dell'esercizio se i beni o i servizi sono stati utilizzati, oppure se i beni o i servizi sono venuti meno. Ossia il bene è andato deperito, distrutto o comunque non sarà in grado di procurare un'utilità futura. Mentre il ricavo è di competenza economica dell'esercizio se il processo produttivo dei beni e dei servizi è stato completato, quindi è stato portato a termine, e se lo scambio con economie terze è avvenuto, cioè se è verificato il passaggio del titolo di proprietà. Quindi è avvenuto il trasferimento della proprietà dei beni, oppure sono stati forniti i servizi. È importante ai fini della determinazione del reddito, soprattutto perché il reddito di esercizio è appunto dato dalla differenza tra ricavi di competenza e costi di competenza. Le prime scritture che andiamo ad analizzare sono le scritture di integrazione, che rilevano componenti sia positivi che negativi di reddito, che anche se non hanno avuto manifestazione numerale nel corso dell'esercizio, sono completamente o parzialmente di competenza dell'esercizio che stiamo andando a chiudere. Sono scritture di assestamento, quindi è importante redigerle al 31-12, quindi l'ultimo giorno dell'anno. Le scritture di integrazione comprendono rati attivi e passivi, fatture da ricevere e da emettere, fondi spese future, fondi rischi, stralcio di crediti inesigibili, liquidazione interessi attivi e passivi su conti correnti bancari, imposte e tasse d'esercizio, ossia debiti tributari. Qui ho scritto due volte passivi, comunque. I ratei, sia attivi che passivi, sono quote di costi e ricavi di competenza dell'esercizio che andiamo a chiudere, che però avranno manifestazione numeraria nell'esercizio successivo. Inoltre hanno la caratteristica di essere ripartibili proporzionalmente al tempo, quindi c'è da fare un calcolo in base alle quote. In particolare, i rati passivi costituiscono debiti presunti e i rati attivi crediti presunti. I ratei passivi hanno la seguente scrittura. Quindi, ad esempio, scriviamo sempre al 31-12 fitti passivi, che poi sono gli affitti potrebbe essere un fabbricato, eccetera, a rate passivi.
Rate attivi invece sarà la quota di ricavo di competenza è avvenuta nell'esercizio che stiamo andando a chiudere e la scrittura sarà rate attivi, affitti attivi. Nell'esercizio possiamo trovare la voce fitti anche come locazione, che comunque è sempre una tipologia di affitto. Però nella scrittura è importante andare a riportare sempre fitti, che è più preciso. Le fatture da ricevere riguardano merci già ricevute dai fornitori entro la fine dell'esercizio, ma di cui ancora deve essere messa la fattura, mentre le scritture da emettere sono merci già spedite ai propri clienti. Sempre entro la fine dell'esercizio, ma per cui ancora l'ufficio contabilità non ha potuto registrare il relativo ricavo, principalmente per due motivi: per mancanza della specifica documentazione, quindi non è stata ancora messa fattura, appunto, oppure non possono, le merci spedite non possono più essere inventariate perché non sono più presenti nel magazzino, quindi è importante registrarle. Nell'esercizio che stiamo andando a chiudere, anche se poi avranno manifestazione numeraria nel corso dell'esercizio successivo. Quindi, per quanto riguarda le fatture da ricevere, ad esempio, facciamo merci conto acquisti, che può essere anche materie prime, prodotti finiti, conto acquisti a fatture da ricevere. E qui non andiamo ad inserire l'IVA, come invece abbiamo visto si fa nel caso delle mobilizzazioni. Per quanto invece riguarda le fatture da emettere, questa volta inseriamo la fattura a sinistra, materie prime, in questo caso che si abbrevia così con MP, a conto vendite. Conto vendite perché è una vendita che noi andiamo a fare ai nostri clienti. Materie prime che può essere tranquillamente anche merci, prodotti finiti, eccetera. Fondi spese future invece costituiscono delle passività, quindi dei debiti, che sono incerte sia nel quantum, quindi nella cifra, nel valore, sia nella data di manifestazione, ma sappiamo per certo che avranno manifestazione numeraria nel corso dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'accantonamento ai fondi spese viene effettuato nel corso dell'esercizio in chiusura, per fronteggiare futuri eventi negativi. Quindi la scrittura sarà appunto il riguardo al fondo trattamento di fine rapporto che abbiamo già visto per quanto riguarda il lavoro dipendente, accantonamento al fondo di trattamento di fine rapporto a fondo trattamento di fine rapporto per euro che ci viene dato nell'esercizio, quindi qua non dobbiamo fare alcun calcolo. Anche i fondi rischi sono caratterizzati come i precedenti dall'incertezza, sia nel quantum che nella data di manifestazione, e anche questi costituiscono delle passività. Tuttavia, questi sono incerti anche nella loro effettiva manifestazione numeraria futura, perché si tratta di un accantonamento ai fondi rischi che viene effettuato per fronteggiare eventi negativi, il cui verificarsi è solo eventuale. Appunto, costituisce un rischio. E sono il fondo svalutazione crediti, fondo manutenzione e riparazione e fondo rischi di garanzia. In particolare il fondo svalutazione crediti viene costituito per far fronte a degli eventuali crediti da parte di clienti che i clienti non possono più soddisfare. Quindi parliamo di possibile insolvenza da parte dei clienti. E la scrittura sarà la seguente: accantonamento fondo salutazione crediti a fondo salutazione crediti per la cifra che ci viene data. Mentre un'altra cosa importante è nel caso di crediti inesigibili che a fine esercizio sappiamo non.
non saranno mai soddisfatti, devono essere stralciati. Che significa? Andiamo a scrivere perdite su crediti, quindi che quello che noi andiamo a perdere da questi crediti inesigibili, che si fa generalmente se prima abbiamo costituito un fondo, un accantonamento al fondo svalutazione crediti, questo sarà fondo meno le perdite inesigibili. A. Crediti verso clienti e effetti attivi. Dove gli effetti attivi costituiscono il titolo di credito. Infatti non sono altro che documenti ricevuti da un cliente che si impegna a pagare il pagamento futuro, possibilmente, anzi solitamente in breve termine. Le scritture di rettifica invece seguono il ragionamento opposto, quindi componenti positivi e negativi di reddito che, pur avendo avuto manifestazione numeraria nel corso dell'esercizio che andiamo a chiudere, sono completamente o parzialmente di competenza di esercizi successivi e quindi vengono rinviati. Allora, sono risconti passivi e attivi, ammortamento, rimanenze e capitalizzazione dei costi. Per quanto riguarda i risconti passivi e attivi, funzionano come i ratei. Semplicemente, appunto, al contrario, nel senso che hanno avuto manifestazione numeraria nel corso dell'esercizio che andiamo a chiudere, quindi anticipata, ma non sono di competenza dell'esercizio in chiusura. Sono anche questi caratterizzati dalla possibilità di essere ripartibili proporzionalmente al tempo. Per quanto riguarda gli sconti passivi, sono ricavi, quindi non debiti come abbiamo visto i ratei passivi da rinviare al periodo futuro. E si chiamano passivi perché sospendono un ricavo, quindi per noi costituiscono comunque un debito nell'esercizio che prendiamo in considerazione, ma un ricavo nell'esercizio futuro. Attivi, invece, gli sconti attivi sono costi sospesi, quindi da rinviare al periodo futuro. Per l'esercizio che prendiamo in considerazione sono delle attività, perché non dobbiamo pagare questi costi, mentre nell'esercizio successivo costituiscono sicuramente dei debiti. È attivo perché ci permette di sospendere un costo. Allora, per quanto riguarda i risconti passivi, la quota di ricavo da rinviare appartiene all'esercizio successivo, quindi il calcolo che andremo a fare è sui mesi dell'anno successivo e la scrittura sarà, ad esempio, proventi brevetti o può essere anche altre cose, a risconti passivi, perché potrebbe essere anche un mutuo, un fitto, anche questo, che comunque è di competenza dell'esercizio successivo. Mentre gli risconti attivi, anche qui la quota di costo da rinviare appartiene all'esercizio successivo, e nel libro giornale la scrittura sarà sempre al 31/12 perché è sempre una scrittura di assestamento e quindi di chiusura. Risconti attivi potrebbe essere spese varie, anche qui mutui, eccetera, dipende sempre se per noi costituisce un costo o un ricavo. Nel caso di mutui sarà sempre un costo per noi perché chiaramente non siamo un istituto di credito, non siamo una banca, quindi non possiamo essere noi a concedere il mutuo ad altri. Le rimanenze costituiscono anch'esse dei costi che possono riguardare diverse voci, come ad esempio materie prime, prodotti finiti, merci, manodopera diretta, di cui abbiamo già parlato nell'analisi dei costi nella parte teorica, prodotti in corso di lavorazione, eccetera, che hanno avuto manifestazione numeraria nel corso dell'esercizio che stiamo chiudendo, ad esempio possiamo dire che i prodotti finiti sono stati acquistati, eccetera, però sono di competenza dell'esercizio successivo perché non hanno generato i relativi ricavi. In particolare,
Ad esempio, abbiamo detto che i prodotti finiti sono stati acquistati, ma per esempio, non sono stati venduti. E la scrittura quindi che andiamo a fare è materie prime, che può essere anche prodotti finiti, che si abbrevia con PF, eccetera, conto rimanenze finali a variazione delle rimanenze di materie prime, prodotti finiti, merci, eccetera. E per quanto invece riguarda la capitalizzazione dei costi, di cui abbiamo già parlato per quanto riguarda le immobilizzazioni, e infatti la capitalizzazione ha lo scopo di stornare dall'esercizio che andiamo a chiudere costi sostenuti per la realizzazione in economia di input da destinare a un utilizzo duraturo all'interno dell'impresa. Significa che non avranno, anziché andranno a conseguire dei ricavi per l'impresa, non solo nel corso di un solo esercizio, ma più esercizi da ripartire negli anni. Quindi sono capaci di conseguire utilità all'impresa durevole. Andiamo a scrivere impianti costruiti in economia a capitalizzazione dei costi, di costi per lavori in economia. E questo generalmente negli esercizi si trova sempre così ed è abbastanza facile, ecco, non c'è alcun calcolo da fare, viene riportata la cifra così com'è, che poi andiamo a scrivere nell'importo totale qui, nella colonna importi totali. Come abbiamo accennato prima, le scritture di chiusura vere e proprie servono a determinare quello che è il reddito di esercizio, quindi l'utile o eventuale perdita di esercizio, e quindi sono funzionali poi alla redazione del bilancio, che serve poi a redigere i due prospetti del conto economico dello stato patrimoniale. In particolare dello stato patrimoniale abbiamo già parlato quando abbiamo trattato del capitale o reddito, e serve ad evidenziare la composizione quantitativa del capitale di funzionamento. Generalmente nell'esercizio ci vengono date all'inizio alcune voci senza specificare se appartengono al conto economico o allo stato patrimoniale, perché poi saremo noi a redigere i due prospetti. E per quanto riguarda le scritture di epilogo, è importante sapere quali sono le scritture, le voci relative al conto economico. E in particolare le componenti negative del conto economico vengono inserite nella sezione d'area e i componenti positivi nella sezione avere. Quando invece poi andiamo a fare le scritture, quindi il libro giornale, lo facciamo sempre il 31/12 perché è sempre una scrittura di chiusura, e i componenti negativi che stavano nella sezione d'area del conto economico, quindi a sinistra, li inseriamo a destra, quindi conto economico a diversi, perché appunto è come se andassimo ad accreditare nella sezione d'area, quindi nella sezione di sinistra, i componenti negativi. Ok, quindi sarà conto economico a diversi e ad esempio fitti passivi, spese varie che possono essere spese di trasporto, spese di sorveglianza, eccetera. Nella sezione d'area del conto economico ci vanno anche tutti gli ammortamenti, eccetera. Facciamo il contrario, quindi libro giornale redatto al 31/12, componenti positivi di reddito, che nel conto economico invece vanno a destra, quindi nella sezione avere. Diversi, fitti attivi, plusvalenze, interessi attivi, merci conto vendite e altre voci, comunque a seconda di quelle che ci vengono date, le riportiamo a destra a conto economico, gli importi parziali di ciascuna voce e l'importo totale. La determinazione del risultato invece consiste nello stabilire se c'è stato un utile o una perdita di esercizio, quindi il cosiddetto saldo del conto economico, che possiamo determinare solo dopo la rilevazione delle voci di competenza, quindi solo dopo aver fatto le scritture di epilogo.
Infatti nell'esercizio si chiedono generalmente tutte e tre le scritture di chiusura, ossia determinazione epilogo, determinazione di risultato e chiusura generale dei conti. Se le componenti positive, anzi se il valore delle componen dei componenti positivi è maggiore rispetto a quelli negativi, si determina l'utile di esercizio che viene scritto a destra, quindi conto economico a utile di esercizio e il valore della differenza tra componenti positivi e negativi di reddito. Se invece la differenza genera un valore negativo, riportiamo una perdita di esercizio a sinistra. E qui il valore lo scriviamo in positivo, quindi non andiamo mai a riportare il segno meno, anche nel caso di perdita di esercizio. Terza e ultima fase invece è quella della chiusura generale dei conti, in cui invece è importante lo stato patrimoniale, in questo caso finale, perché appunto viene fatto al 31-12 e quindi vanno inserite le voci che fanno parte dello stato patrimoniale. In questo caso andiamo a scrivere a destra i conti accesi alle attività e all'eventuale perdita di esercizio che scriviamo sempre alla fine, perdita di esercizio che appunto abbiamo determinato nella fase precedente, ecco perché vanno sempre fatte in questo ordine. Quindi il stato patrimoniale finale ha diversi. Ad esempio può essere crediti verso clienti, banca, conto correnti, impianti, macchinari, quindi tutte le immobilizzazioni, merci, conto rimanenze finali, risconti attivi, perdita di esercizio. Può sembrare strano che magari perdita di esercizio che costituisce chiaramente una passività, un debito, lo inseriamo invece tra le voci delle attività, quindi dei crediti. Però in realtà ci serve più che altro per il calcolo che andiamo a fare dopo, per fare in modo che attività e passività coincidano. Il secondo libro giornale che andiamo a redigere nella fase di chiusura generale dei conti riguarda i conti accesi alle passività e al patrimonio netto e all'eventuale utile di esercizio che riportiamo sempre alla fine della colonna di sinistra. Nelle passività rientrano sicuramente i debiti, quindi possiamo trovare debiti verso fornitori, altri debiti e mutui passivi. Tutti i fondi ammortamenti, quindi fondo ammortamento impianti, fondo ammortamento macchinari e così via. Rate passivi, fatture da ricevere, mentre prima nell'attività invece potevamo inserire fatture da emettere. Capitale sociale, riserve e utile d'esercizio. A stato patrimoniale finale, che qui ho abbreviato con P, ma che è meglio scriverlo per intero. Quindi, ricapitolando, nel momento in cui ci viene dato l'esercizio di chiusura dei conti, non dobbiamo fare altro che riportare le voci che ci vengono fornite, rispettivamente, se sono voci che appartengono al conto economico, faranno parte della prima fase di epilogo, mentre se sono voci dello stato patrimoniale, le andiamo a riportare in questo modo nell'ultima fase di chiusura dei conti, chiusura generale dei conti, aggiungendo l'utile o la perdita di esercizio. Alla fine si chiederà poi di compilare i due prospetti dello stato patrimoniale e del conto economico al 31-12 del corrente anno, quindi dell'anno che stiamo andando a chiudere, e l'eventuale perdita o utile di esercizio, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico. Sono opposti la perdita qui e l'utile qui, quindi nello stato patrimoniale va nell'attività e nel conto economico nei ricavi. E poi si vanno a inserire tutti i rispettivi e le rispettive voci che sono state fornite all'inizio dell'esercizio. E il totale dello stato patrimoniale deve corrispondere al totale del conto economico, nonché il totale delle attività deve corrispondere sempre al totale delle passività in ogni caso, quindi come abbiamo visto nei teoremi della partita doppia. Le scritture di apertura invece non vengono quasi mai chieste all'esame, però comunque occorre sapere come farle. Sono abbastanza simili a quelle di chiusura,
vengono redatte all'inizio del nuovo esercizio. Infatti, invece di 31-12 avremo 1 gennaio dell'anno successivo, quindi qui più 1. Consiste nel riaprire innanzitutto i conti che alla fine dell'esercizio precedente sono stati chiusi nello stato patrimoniale finale, nello stato patrimoniale iniziale, questa volta chiamato anche conto bilancio di apertura. Inoltre comporta la ripresa di quei valori che erano comuni a 2 più esercizi, quindi a 2 o più anni, nel conto economico del nuovo esercizio. Lo stato patrimoniale iniziale assume la seguente forma, come abbiamo detto prima, 1 gennaio, e l'eventuale perdita o utile d'esercizio precedente, quindi quella relativa all'anno precedente, e sempre le voci che abbiamo inserito nello stato patrimoniale precedente, quindi quello finale. Così come abbiamo visto per la chiusura dei conti, anche l'apertura può essere effettuata in due modi, o con un articolo di libro giornale complesso, quindi diversi a diversi, oppure con 2 articoli composti, quindi uno per lo stato patrimoniale acceso alle attività e l'altro per le passività. Quindi in questo caso abbiamo fatto nel secondo modo, quindi questa è l'apertura per quanto riguarda i conti accesi alle attività, per quanto riguarda lo stato patrimoniale iniziale. Qui sulla destra quindi sono riportate le attività, ossia i crediti, sempre quelli riscontrati nell'esercizio precedente, nonché la perdita d'esercizio, sempre relativa all'anno precedente. Questa invece è la situazione che si verifica nell'articolo complesso per quanto riguarda l'apertura dei conti accesi alle passività e all'eventuale utile d'esercizio precedente. Vi ho riportato alcune voci che sono sempre appunto debiti, fondi ammortamento, capitale sociale, riserve, rate e passivi iniziali che quindi andiamo a scrivere a destra. Stato patrimoniale iniziale a diversi. Le ultime scritture che vediamo sono le scritture iniziali di storno che servono per riprendere in sede di apertura del conto economico del nuovo esercizio alcuni valori rilevati in sede di chiusura. Questi valori in particolare sono quelli dei rati e risconti attivi e passivi e le rimanenze di magazzino. Mentre per quanto riguarda le fatture da emettere e da ricevere, queste saranno stornate nel corso dell'esercizio. Più precisamente nel momento in cui si verifica la manifestazione numeraria, che abbiamo detto quindi essere incerta. Incerta nel quando. Per quanto riguarda lo storno di valori passivi iniziali, scriviamo sulla sinistra le voci che attengono allo stato patrimoniale, sulla destra quelle del conto economico, sempre al 1 gennaio, e viceversa per lo storno di valori attivi iniziali, quindi prima conto economico a stato patrimoniale. Bene, questo corso termina qui, grazie mille per avermi seguita e vi faccio un enorme in bocca al lupo per l'esame.